Buongiornissimo raga e buona Pasqua. Oggi infatti è domenica 9 aprile e mi sono svegliata da pochissimo. È mezzogiorno meno 10, quindi adesso direi che è ora di alzarci. Tiro sulla tapparella. Che bella luce. C'è un sole pazzesco oggi. E la luce che viene dalla finestra è davvero bellissima. Adoro. Comunque sì. Ho ancora gli stickers di Natale sulla finestra. Sì, e siamo a metà aprile. Vabbè, ricordatemi di toglierli. Comunque ora andiamo prima di tutto a fare colazione, penso. Adesso spunta. Hai battuto sul tavolo adesso, sta attenta, era solo più. Una sola, una, non ti serve. Adesso ti saltano i pezzi. Come avete visto, ho aperto il mio uovo, che era di Clio Makeup. La cioccolata è davvero buonissima. Cioè, penso di non aver assaggiato davvero mai una cioccolata così buona. Buonissima, e ovviamente al latte. Ma vi chiederete che cosa ho trovato di meraviglioso? Una bellissima Tangle Brush firmata Clio Makeup. Intendo con la scritta Clio Makeup. Mi sembra si chiami appunto Tangle Brush. Comunque queste spazzoline così portatili. Che come si vede mi sono già pettinata perché c'è già qualche mio capello. È troppo cute perché qua è tipo rosa chiaro. Sembra un confetto, vi giuro. È super tascabile, mini. Bellissima, adoro. In più la scritta Clio Makeup è tutta colorata. Vedete, ogni lettera ha un colore. Bellissima, adoro davvero. Super super approvata. Quindi colazione ormai l'ho fatta con la cioccolata. E adesso vado a farmi la doccia. Perché vorrei fare i boccoli quelli con il tubicino, la cintura dell'accappatoio. Ma non so se ho il tempo. Cioè, mi lavo i capelli, sì. Stava per cadere la spazzola, l'avevo buttata lì sul letto, guardate, stava per cadere. Vabbè, dicevo, per lavarli riesco. Ma non so se dopo riesco a tenerli abbastanza ore per fare i boccoli. Perché davvero l'ho fatto venerdì, giovedì sera. Sono venuti benissimo il venerdì mattina, davvero bellissimi. E c'è anche uno shorts, Get Ready With Me, dove faccio vedere appunto i boccoli. E quindi per Pasqua li volevo, ma non so se ce la faccio. Perché adesso chiedo a che ora dobbiamo andare via. Andiamo a chiedere. Ok, mia mamma ha detto che andremo via per le 4 e un quarto. Infatti, grazie macchine. Comunque quanto si sta bene fuori, cioè non c'è un filo d'aria, c'è un sacco di sole. Adoro! Perché infatti non faremo il pranzo di Pasqua dai miei nonni, ma alla cena. Oddio mio santo. Bellissimo. Comunque andremo lì per il pomeriggio e poi resteremo alla sera. Ma vi giuro quanto è bello il giardino. C'è l'erba così tutta tagliata bene. Che figo ragazzi, sta arrivando l'estate. Wow, adoro. Infatti per domani per Pasquetta so già che outfit mettere. Ma per oggi no. E volevo mettere tipo un vestito, ma non so quale. Anche perché non è che ho molti vestiti adesso. Quindi andiamo a lavarci. Ma prima di tutto apro
la finestra in cameretta mia. Oddio, sto facendo cosa? Perfetto. Via. Tra l'altro, per carità, i giardinieri facevano un casino tremendo mentre io registravo, ma hanno tagliato la siepe, quindi adesso si dovrebbero tagliarla molto più bassa, perché è troppo alta così, però fa già anche più luce proprio, perché ogni volta era tutto buio, vi giuro, invece adesso c'è un po' più di luce, dai. Intanto scegliamo i vestiti, cioè in realtà non so cosa mettere. Comunque sì, ho disfatto tutto il letto. Cioè, per farvi capire, voi lo vedete così, come se le coperte lì fossero attaccate, no? No. Ma vabbè, ho disfatto un po' il letto, però è troppo bello. Cioè, ma quanto è bello dopo essersi svegliati stare nel letto. Cioè, poi anche tipo d'estate, con la finestra aperta, tutta la luce, wow. Che bello, adoro. Però adesso devo andare a farmi la doccia, perché già sono in ritardo. Quindi mi muovo. Prendo quindi la canottiera. Questa qui, classica bianca, tra l'altro adesso metto anche quelle leggere con le spalline fine. Perché prima invece mettevo quelle felpate con le spalline grosse. In realtà non prendo altro perché non so che cosa mettere. Intanto provo a spulciare nell'armadio se trovo qualcosina. Allora, ci sarebbe una cosa che... Boh. Allora, potrei mettere questa tuta qui, che è super, super, super primaverile. Però sopra è, sì, tipo a maniche corte. Quindi ci dovrei mettere un giacchetto sopra, perché poi è a pantalone sotto. Se no, qui per i vestiti ho quest'altra tuta gialla, che ci sta. Sempre però con un giacchetto sopra. Se no, passiamo proprio ai vestiti, tipo uno abbastanza elegante, questo qui. Con questa trama, però è molto leggero. Oppure un altro, questo qui che mi è arrivato da Shein. Che questo è bellissimo e potrei metterlo. Però forse sto più comoda con il pantalone. Vabbè, vado punto intanto sulla tuta, poi vediamo. Però secondo me ci può stare un botto. E sopra dovrei metterci un qualcosina. Beh. Perché ci starebbe bene tipo un giubbottino corto. Ok, però poi per stare in casa devo tenere comunque una giacca. Vabbè, mi sono capita da sola. Intanto guardo le giacchette, allora, tipo le felpine. Quanto cavolo è bello il nuovo top che ho comprato. Vi giuro, raga, io qua ho tutte le felpe, le cose pesanti. Qui sotto invece ho iniziato già a tirare fuori tutte le cose estive, i toppini. Adoro, cioè, amo. Se no, come vestito c'è anche questo qui, che ho messo per una festa di compleanno, che ha maniche corte. E questo ci potrebbe stare molto molto bene, perché è attillato, quindi sopra ci posso mettere anche una felpa larga. E anzi, ce l'ho già, se dovrei mettere quello, però non lo so, non mi ispira molto. Preferirei provare la tuta, quella tuta a fiori, che tra l'altro c'è in coordinato anche la nene. Quindi vabbè, intanto mi porto la canottiera in bagno e vado. Ci vediamo quando ho finito. Comunque io ho appena finito di asciugarmi i capelli e ho utilizzato anche la Tangle Brush, quella di Clio Makeup. I capelli sono venuti super super morbidi e lisci. Siccome staremo a casa per il pranzo, non so se mettermi già la tuta, ma penso di no. Quindi o vado con un qualcosa di molto comodo o direttamente con il pigiama, però non quello che ho messo oggi, perché l'ho messo a lavare. Quindi cerchiamo un pigiama. Perfetto, va più che bene. Tra l'altro questo è anche quello leggero, così sto bella fresca. Sinceramente sarei anche così, perché fa caldissimo, ma il sole fuori è andato anche via, cioè sono nuvoloso, però che bella luce c'è, raga. Però vabbè, dai, metto anche la maglietta, così anche vi faccio vedere il completo. Sembra nuovo? Sì. Perfetto, adesso il pigiamino, sì, il calzini arancioni. Vabbè, questo è il pigiama, mi piace un sacco, super neutro perché ha questi colori. In realtà i pantaloni me li ricordavo marroni, in realtà sono tipo grigi. Vabbè, adesso vado a mangiare perché ho una fame tremenda. Guardo anche i miei animaletti, qui c'è Mais che sta dormendo ovviamente, ha mangiato, però gli metto dentro questo cosino.
vedete? Ho messo fuori questo coso, l'ho messo dentro. Qui c'è Geo che ha appena bevuto, si è svegliato. Bravo, amore mio. Anzi, siccome Geo è sveglio, ve lo faccio anche vedere, lo tiro su. Ecco, amore, è un po' spanto l'acqua, mi sa. Leggermente. Eccolo qui, ma che carino, amore mio, che stai. Guarda, ti ammirano tutti. Ciao. Beh, lo rimettiamo qui. Stavo mangiando. E ragazzi, ha finito tutta l'acqua. Tutta. Bravo, amore. Ti è piaciuta? Beh, dopo gliela rimetto. Mia mamma ha detto che è pronto, quindi chiudiamo il cassetto e andiamo. Questo è quello che si mangia. Questo non è tutto il mio. Quindi portiamo. Metto anche il tè verde. Sì. Perfetto. Intanto ho finito di mangiare e sono rimasta un po' a lavorare a qualche progetto sul letto con il tablet. E mi è venuto pure un mal di testa. Ma penso ci sarà un cambio di programma per quanto riguarda l'outfit, perché il cielo si è annuvolito un sacco. Io tra circa 5 minuti inizio a truccarmi, ma mi sa davvero che dovrò cambiare outfit. È che mi dispiace perché era bellissimo e si abbinava un sacco al clima di questa mattina. Poi è appunto super comodo perché era a pantalone, ma mi sa che devo cambiarlo. Vabbè, intanto vado a fare un po' di skincare. Raga, assurdo, piove. Da qui dietro non si vedeva nulla, c'è un po' di aria, ma sono andata di là, sono uscita e piove, anche se fanno 15 gradi. Però piove, quindi devo assolutamente cambiare l'outfit. Allora, intanto, vediamo un attimino. Avrei troppo voluto mettere questa borsetta perché si abbinava con la tuta, che è questa qui. No, non questa. Questa qui, esatto. Però con questa borsetta avrei preferito mettere questo perché sono esattamente dello stesso identico colore. Cioè, voi non vedete molto, ma cambia davvero pochissimo. Quindi adesso devo cambiare tutto, tutto, pure gli accessori. Allora, qui sopra c'è una magliettina molto molto carina, devo dire, che potrei mettere, secondo me va bene. Ma per il sotto sono super super indecisa. Adesso vi faccio vedere un pochino. Ci sono questi pantaloni abbastanza carini, super formali secondo me, che non mi piacciono molto per come stanno addosso, però potrei riprovarli e ci potrebbero stare. Un altro paio di pantaloni invece che secondo me ci potrebbe stare è questo qui, che vi faccio vedere. Sono praticamente dei pantaloni, non dico white leg, però molto simili, perché sono tutti larghi su tutta la gamba e sono abbastanza corti, cioè arrivano, non arrivano fino al piede. Cerco in qualche modo di appoggiarli qui e di farvi vedere, cioè vedete, arrivano un po' più sotto il ginocchio. E questo ci potrebbe stare perché appunto fa abbastanza caldo, essendoci 15 gradi, però secondo me ci stanno. Quindi intanto li ripiego. Però secondo me questa è una buonissima opzione, anche perché non li metto da tantissimo. E se questi pantaloni non li metto in queste occasioni dove fa un po' freddo, un po' caldo, non li metterò mai, perché per scuola non penso di metterli mai, perché o sono troppo leggeri o sono troppo pesanti. Nel periodo estivo della scuola non li posso mettere perché sono lunghi, appunto. Nel periodo invece invernale sono troppo corti. Quindi non va bene. Se no andrei con delle calze e una gonna. Di gonne che secondo me ci potrebbero stare. Ho questa qui nera che ho messo per Capodanno e forse anche per Natale. Non mi ricordo. No, per Natale no. Poi ci avrei questa qui bianca, solo che il bianco non me lo vedo tanto oggi. Questo mi sembra che sia una gonna pantaloncino, esatto. Però me lo vedo più d'estate. Se no, ho comprato da Sweet Benedict
guardate il mio acquisto, che è sempre una gonna pantaloncino, è praticamente uguale, anzi identica a quella bianca, ma nera. Qui in parte c'è il dettaglio con il nastro che qua devo aggiungere, ed è sempre a pantaloncino. Anche questa mi piace molto, però sotto ci dovrei mettere le calze e non so se è un po' freddo con le calze solo, non lo so, adesso vediamo. Però questa qui nera ci potrebbe stare, anche perché non è corta come le altre, questa è un pochettino più lunga, quindi ci sta. In realtà poi ho anche questi pantaloni bellissimi, super eleganti, rosa, che però ho già in programma di mettere domani, quindi direi di no. Però vediamo, forse ce l'ho. Potrei mettere lo stesso modello circa, ma in bianco. Sono molto eleganti, solo che con il sopra non so bene che cosa metterci, perché ci vuole un qualcosa di corto e secondo me è tipo un qualcosa canottiera, che direi non è il caso. Però li teniamo come opzione, ci sta. Se no, un'altra opzione che però non mi fa proprio impazzire è questo tipo vestito, che è super pesante perché è felpato, di Clarabella lilla in paletta, però non lo so, non mi sa molto da festa, cioè me lo vedo più da casa, non di certo da Pasqua, festività. Quindi abbiamo capito una bella cosa, che sono molto indecisa sull'outfit. Vabbè, schiariamoci l'idea andando a mettere a posto e truccandoci. Prima di tutto vorrei andare a fare skincare e avrei voluto mettere la crema, quella con all'interno la crema solare, ma non so neanche se mi conviene tanto, perché il sole qui neanche si fa vedere oggi proprio, zero. Quindi non so neanche se ha senso, vabbè, io la metto, giusto perché è una crema, madonna che capelli che ho. Comunque alla fine farò il boccoli boh, forse per domani, perché per oggi non avevo più tempo davvero. Voglio fare una skincare molto veloce. Quindi detergente. Proviamo a mettere la crema solare. E questo qui. Raccolgo i capelli con le mollette. Ci sta. Casomai dopo vado anche a spulciare nell'armadio di mamma. Ok, detergente. Vai, iniziamo con le cose che vanno storte oggi. Crema messa. Adesso devo mettere questo lip balm. Allora, zucchero fiato. Allora, è buonissimo. Adesso vado a mettere a posto. Stiamo mettendo a posto la parte delle mollette, degli elastici. Ne abbiamo buttati un sacco, guardate. Guardate che bella fascetta che ho trovato. È a costine con il bubulotto qua. Poi ne abbiamo una nera classica, una colorata, una rosa. E in realtà ne avevamo altre due che ne abbiamo buttato. Gli scrunchies, questi qui in velluto, ne abbiamo questi. Poi c'è questo qua tipo di ginnastica e questo qui. Che sinceramente, boh, io lo tengo, ma non è che lo utilizzo tipo per andare a dormire come questi, perché questi sono comodi. Questo secondo me mi lascia tutti i glitterini, quindi lo metto tipo solo per le feste. Devo dire che abbiamo fatto un buon lavoro, perché questi prima occupavano tutta la scatola, tutta. Adesso abbiamo però tantissimi scrunchies, fasce. Tra l'altro mi devo muovere perché sono in mega ritardo, mi devo truccare tutto. Aiuto, mi sono seduta sopra. Beh, adesso cerco di correre letteralmente per andare in camera. Il mio fratello sta ancora dormendo. Sono le 3:25, mio fratello dorme. Mi muovo letteralmente, voglio fare un make-up semplice, però comunque abbastanza d'effetto. Quindi adesso tiro intanto fuori i trucchi qui. Ho circa un'ora per prepararmi del tutto. Solo che sicuramente voglio truccare anche mia mamma,
perché comunque ragazzi è Pasqua. Ma prima penso a me, poi trucco mamma. Quindi prima di tutto tiro fuori tutte le cose che mi servono. Correttore 2, in realtà ne ho 3, però non utilizzo 2. Poi qua basta praticamente illuminante, è vero, io metto anche l'illuminante, ovviamente quello come si chiama, in polvere di Kiko, bellissimo, che tra l'altro costava 20 euro, era in sconto tipo del non so 100%, costava 5 euro. Ho bagnato le 3 beauty blender che utilizzerò, questa tipo per il contouring, il blush, insomma le cose normali, questo per il contorno occhio mini, e che l'ho anche bagnata, prima era tipo metà, era così, adoro. E poi questa qui, insomma, per togliere un po' di prodotto, cose. Adesso inizio a truccare. Allora, vado a raccogliere i capelli con le mollettine. Io adoro queste qui per il make-up, le amo alla follia, quindi togliendo magari i capelli da davanti, no, non ce la faccio proprio. Prendiamo la ciocca. Ma perché io ho tutti i capelli davanti? Vedo tutto. E metto tutto. Siccome non voglio fare un make-up troppo pesante, perché se no mi servirà davvero la pelle, vado direttamente con il correttore chiaro. Non vado a mettere quello aranciato, per evitare sia spessori ma anche appunto mettere più correttori. Però ne metto abbastanza, diciamo che abbondo. Questo brufoletto, quindi contorno occhi e un pochettino qui sul brufoletto basta. Devo cercare di contenermi, quindi metto anche già via il correttore aranciato e sfumo. Ma raga, ma copri tutto, vi giuro. Devo mettere solo questo. No, raga, vi giuro, copre un botto di più. Un botto. Se voi vedete molto segnato, ma vi giuro, copre tutto. Vado con le cose liquide o in crema, come il contouring e il blush, perché sono più leggere, quindi rovinano meno la pelle, sicuramente. E poi anche perché cioè, sono molto molto più belle. Cioè, io adoro. Con il contour ci siamo, passiamo al blush. Io ho messo davvero poco di contour. Vado leggermente a togliere un po' di prodotto nel mentre apro il blush, appunto. E in questo caso, questo qui, lo vado a mettere non troppo sullo zigomo, ma in questa zona qua. Non troppo e un po' sul naso. Vediamo, proviamo a sfumare. L'effetto che ho ottenuto mi piaceva un sacco sul super naturale. Vado leggermente a togliere un po' di prodotto qui. E adesso vado con l'illuminante, sempre liquido. Comunque da quando ho iniziato a fare questa base, cioè la mia pelle è migliorata davvero tantissimo. Dopo utilizzo sempre i prodotti in crema o liquidi. La mia pelle è molto migliorata rispetto a prima. Prima avevo una sorta di dermatite, che vabbè, poi ho combinato un casino sulla mia faccia, ma dettagli, mi è venuta. Però comunque sto cercando di fare ogni sera skincare, sto cercando di migliorare la mia pelle al massimo. E secondo me i prodotti in crema sono davvero funzionali, super funzionali, perché evitano proprio spessori. Cioè vedete, la mia pelle è molto più radiosa così. In più io ho già una pelle normale barra secca, quindi se vado a mettere la cipria, prima lo andavo a mettere ogni volta e facevo pure il baking, quindi mi ritrovavo praticamente tutta la pelle secchissima. E invece da un mesetto circa ho iniziato a non metterla più, e per carità sono un po' lucida, ma in pochissime zone davvero. Adesso vado a fissare per bene la base. Perfetto. E iniziamo a fare gli occhi. Però prima aspetto che si asciughi. Avrei il mio nuovo acquisto. Proviamo forse a metterci le batterie. Non lo so. Oppure aspetto semplicemente così. Fatto.
faccio un bel bagno nello spray fissante, anche bene nei laterali del viso, perché sennò il mio capello non si fissa per bene. Vado ad asciugare con le mani, perché sennò metterci le batterie ci metto davvero troppo. Spero di essere in orario. E adesso mi tengo gli occhi. Vorrei farli nel mio solito modo, ovvero quello che faccio per tutte le feste, ma non lo so, mi sembra un po' pesantino. Adesso vediamo, non so bene. Se no, anzi, ho un'idea. Potrei fare un bel qualcosino con questa palettina di Kiko della colazione, sì, della collezione natalizia, che si può anche appendere. Come potrete ben vedere, all'interno ci sono solo due matte e due shimmer, ma si può fare di tutto. Quindi intanto provo. Vorrei provare a fare un make up normale, ma con la Catrice. Infatti ho preso questo pennellino per riuscire a farla, però questo è molto morbido, devo dire, mi sarebbe un po' più dritto. Vado a cercarlo, perché dovrei avere quello per il corretto. Ecco qui, vedete, è già più durino, però è un po' sporco. Vabbè, dai, dettagli. Quindi intanto inizio sfumando con questo pennello questo colore qui e dare un po' la forma all'occhio. Ok, intanto ho messo il primer, che sto stendendosi con la Beauty Pit Blender, perché ho mischiato correttore primer. Ok, sono andata a sfumare questo qui, adesso ripasso con quello più scuro. Questa palette in realtà è molto molto strana, perché ci sono solo due opachi e due shimmer. No, vi giuro, la mia vita sta andando a rotoli. Ok, dicevo, ci sono solo due opachi e due shimmer, quindi voi direte, ma come fai a fare un bel make-up? Ce la si fa. Ok, sono andata a fare l'ombreggiatura e diciamo che ci ho speso molto tempo, perché volevo che sia bello omogeneo. Sto andando anche un attimino a picchiettare con la Beauty Blender. Sto cercando di farle abbastanza uguali. E adesso provo a fare la mossa omicidiale, ovvero la Catrice. Non so con quale andare. Penso con questo qui. I pennelli comunque, se ve lo state vedendo, tutti qua. Quelli che sto utilizzando per gli occhi sono di Shein. Allora, non so se questo correttore non vale bene per gli occhi, boh, ma non sta funzionando molto, quindi provo con l'altro. È andato leggermente meglio, ma non mi convince molto, vabbè. Ok, spero si veda un pochettino. Non so. Adesso però sono super, super, super indecisa per lo shimmer. Allora, ci sarebbe... un attimino che vi cerco quelli che potrei mettere. Allora, sono indecisa tra 4 circa. Questo qui di Kiko, che è in crema, che secondo me ci potrebbe stare. Dove ve lo provo qua? Non ne ho preso. Ok, perfetto. Che è un rosato ma molto argentato, che ovviamente voi state vedendo tantissimo. Pochissimo si vede, vabbè. Comunque è super 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 brillantinato. Secondo me ci sta molto. Se no, non riesco a chiuderlo. Ok. Se no, questo ombretto sempre di Kiko della collezione natalizia. Questo è tipo rosa, marroncino, con il glitter argento. Questo qui, il secondo, si vede un pochettino. Poi dei glitter prestati, penso siano, più che altro. Quindi, non lo so, vabbè, argento, normale. Terzo. E poi, quello della palettina. Qua, wow, questo qui, più chiaro. Perché questo oro è molto scuro. Quindi ve lo provo qua, questo. È molto carino. Penso di andare con questo qui, perché mi piace davvero tanto. E poi non è... attenzione, non è... bianco, è champagne. Quindi le altre le metto via.
Adesso cerco un pennellino per stendere questo. Scusate questo. Per gli occhi ho praticamente finito, devo solo piegare le ciglia, mettere il mascara. Voi non vedete tipo nulla e lo vedete tutto disomogeneo, ma ve lo giuro che è super omogeneo. È venuto abbastanza bene, la cut crease diciamo che posso migliorare, non l'avevo mai fatta. Quindi posso migliorare decisamente. Per lo shimmer ci sta. Quindi vabbè dai. Poteva andare sicuramente sia meglio che peggio. Adesso vedi che mi sporcherò con il mascara, il rossetto, succederà un casino sicuro. Comunque sto tenendo un attimino il correttore così. In posa così. Adesso che lo vado a sfumare dovrebbe coprire ancora di più perché era sceso qualche glitterino. Giusto qualche. Ma che bella inquadratura. Adoro. Ho messo un paio di spray fissante sugli occhi. Adesso vado anche con il piegaciglia. Vi faccio vedere come mi ammazzo un occhio praticamente. Devo prenderlo più in fondo. Ok, molto bene. Facciamo anche di qua. Comunque, tanti dicono che fa male, ma vi giuro non fa nulla. Cioè, devi prendere solo bene le ciglia. Ci stai. Adesso mascara. Vediamo un attimo quale. Se questo qui, ma penso di sì, perché mi sta piacendo un casino. L'ultimo periodo sto mettendo solo questo, davvero. Comunque non dico che siamo a metà del vlog, ma 31 e 42 secondi. Diciamo che dura un pochino questo video. Spero poi di avere abbastanza memoria. Anche con il mascara ci siamo. Mi ero dimenticata le sopracciglia, quindi le andiamo a fare adesso. La mia solita combo matita di Kiko e Gimme Brown di Benefit, che come al solito non trovo. Vabbè, ce l'ho fatta raga, vi giuro, non lo trovavo più, non riesco mai a trovare in questo periodo. Cioè ho tolto tutte le cose dalla, avevo una borsetta di Kiko dove avevo tantissimi prodotti, li ho rimessi qua, erano praticamente tutti per gli occhi, li ho rimessi nella pochette. Raga, vi giuro, non riesco più a trovare nulla. In più, il Gimme Brown è anche piccino, quindi... Ok, perfetto. Adesso vado, penso, con le labbra. E mi è piaciuto un sacco un abbinamento che ho fatto ieri, però forse per oggi è un po' troppo perché ho puntato davvero tanto sugli occhi. E infine mi sa che preferisco mettere questo qui, che è matto. Matita più rossetto. Adesso lo provo e ditemi se ci sta. I miei vicini sopra che urlano. Voi probabilmente non li sentite, ma io me li devo subire ogni giorno. Non so se mi piace. Forse un po' scuretto. Se non posso provare a fare la combo di ieri, che era questi due, tipo facevo il contorno con questa, poi ci mettevo dentro questo gloss alla mente e poi impreziosivo meglio il contorno con una matita più scura che ora non trovo, che però è qua, ecco qui, questa. Sì, direi di provare perché così non mi piace. Però secondo me non so se ci sta con questo qui. Ve lo faccio vedere perché è davvero carino il combo. Ok, di qua c'è la matita. Vado a fare un leggero contorno sulle mie labbra, quindi non vado a sbordare. Proprio molto leggero, fine, che quasi non si vede. Adesso vado con questa matita qui, quindi un po' più scura, più rosata, a fare un pochino meglio il contorno sopra. E vado un po' a stampare e a sfumare le matite. Ho un quarto d'ora e dai, secondo me sono in orario. Comunque poi vado a mettere il gloss questo qui. E appena lo metto si vede subito il contorno, ma lo
cercare di sfumarlo per bene per mettere un po' del colore della matita anche al centro. Vedete, così mi piace un casino, molto molto meglio. Non so se sentite voi, ma io bene, cioè stanno tipo dicendo parolacce, bestemmie, mi stanno urlando dietro questi. Ho definito un po' meglio le labbra, ho cambiato anche il gloss, ho messo questo qui di Primark, questo lip balm, mi piace molto molto di più. Allora, poi è molto più leggero, questo è più sticky, questo no. Allora, adesso però scegliamo l'outfit, quindi spegniamo qui. Andiamo. No, anzi, raga. Devo... Dov'è? Qua. Spray fissante. Oppure aspetta un attimino che si asciughi meglio il mascara. Che non faccio mai l'ultima volta che ho colato tutto il mascara giù. Mi piace molto il make-up. Ma sei vestita? No. Mia mamma dice sempre... Madonna, mi sta cascando il telefono. Mia mamma dice sempre che non sa consigliarmi i vestiti. Ho detto, mamma, cosa mi vesto? Di bianco o nero? Ma bianco e nero. Mi ha scelto già i vestiti. Perfetto. Ma quanto sono belle queste labbra. Adoro. Il problema è che il sopra è bianco, quindi sporcherò tutto molto probabilmente. Vabbè. Raga, non ci credo, è uscito il sole. Wow, un miracolo, perché io sono in orario e quindi è uscito il sole. Ah, che felice. No, vabbè, a parte gli scherzi, se continuo così mi sa che sarò in ritardo e risponderanno le nuvole e la pioggia. Quindi mi muovo e mi vesto. Ok, mi sono quasi vestita. I pantaloni comunque non me li ricordavo così corti. Cioè, nel senso, sapevo che erano corti, ma non mi ricordavo quando. E c'erano tipo poco dopo il ginocchio, però sono molto belli. Raga, questo è l'outfit finale. Ci ho messo queste scarpe, mi piace un botto. Capelli, quanti li lascio sciolti? Sì, arrivo. E per staccare, un borsetta viola. Pronta. Ho messo il giubbotto che, fatalità, è bianco. Jacopo, prendi le palline! Jacopo, prendi le palline! Ok, era uscito Olaf. E qua c'ho la borsetta e il tablet.